La cripta della cattedrale e la chiesa di San Sebastiano e il suo sagrato hanno fatto da palcoscenico per gli attori dell'associazione Teatro della Parola il lunedì e il martedì santo. La 49esima edizione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo ha permesso ai nissani di assistere ad una rappresentazione differente rispetto al passato. L'associazione, infatti, con la regia di Giuseppe Riggi, Piero Carà e Salvatore Riggi, ha realizzato un vero e proprio percorso attraverso i momenti del dramma sacro nisseno dal titolo Passio Christi, Frammenti. È stato accolto favorevolmente questa nuova idea di manifestazione diffusa, quindi una forma che vede sia la proiezione del cortometraggio realizzato dall'associazione lo scorso anno in occasione a causa del lockdown, quindi non potendo fare le consuete manifestazioni, si è pensato di realizzare questo cortometraggio che quest'anno riproponiamo al grande pubblico, in modo da poter fruire sia della visione del cortometraggio, ma soprattutto partecipare ad una nuova forma di manifestazione diffusa, quindi la visione del corto e poi i momenti live recitati che vedono quest'anno un'assoluta novità per l'associazione, cioè il Sinedrio, la Camera di Caifa, che abbiamo pensato di portare proprio davanti il sagrato della chiesa San Sebastiano. Quando abbiamo visto insieme agli altri organizzatori, al presidente Salvatore Alfano, questa nuova location, ce ne siamo subito innamorati. Abbiamo già deciso da subito che sarebbe stata la location più azzeccata per questo nuovo progetto della Camera di Caifa. A seguire, in una formula ovviamente decisamente sintetizzata e semplificata, ma che vede comunque presenti tutti i momenti salienti della Passione di Gesù, il processo. E poi all'interno della chiesa di San Sebastiano abbiamo alcuni quadri scenici. Abbiamo già parlato appunto insieme al presidente, con il direttivo, abbiamo valutato l'opportunità di inserire questa nuova formula, probabilmente anche rivisitata in una maniera più completa nella nostra consueta formula, ma certamente di riproporla. Emozioni fortissime, la città ha risposto benissimo, questo ha apprezzato e accettato questo nuovo progetto. Per noi è dovuto alla necessità delle situazioni pandemiche, situazioni sanitarie, dei limiti per quanto anche residui nell'ultimo periodo, tuttavia è uno spunto anche per rimpolpare, in qualche modo rinnovare anche i nuovi progetti, o meglio ritrovare i progetti di sempre, quelli tradizionali, sicuramente con degli innesti nuovi. Noi coltiviamo la tradizione, anche col percorso dell'UNESCO è chiaro che noi siamo custodi di una tradizione, la tradizione delle rappresentazioni sacre popolari, quindi per noi la tradizione è fondamentale, un pilastro portante è indissolubile. Attorno a questo chiaramente innoviamo attraverso dei nuovi progetti, così come quello di quest'anno, così come quello dello scorso anno, che ci ha visto portare la tradizione delle rappresentazioni sacre popolari attraverso il cortometraggio che abbiamo riofferto alla cittadinanza anche quest'anno, sicuramente un altro anno sempre solidi al pilastro della tradizione, sicuramente innoveremo. Porteremo degli innesti di innovazione, ma la tradizione è fondamentale per noi.